Io ringrazio tutti per essere presenti, per partecipare a questo convegno, a questo incontro che riteniamo molto importante perché abbiamo unito la parte scientifica, la parte che ricerca e ci dà informazione a noi che poi operiamo nel campo dell'educazione e della rieducazione e vedremo quindi tutta questa parte tra medici che daranno. Affronteranno il problema dal punto di vista medico e scientifico è una parte, per quale motivo? La parte pratica, perché siamo convinti che bisogna far conoscere le iniziative già in atto in alcune zone d'Italia e bisogna quindi conoscerle, diffonderle perché stanno dando buoni risultati, quindi non possono essere solo zone privilegiate. Abbiamo pensato che uscire allo scoperto, nel senso farlo conoscere, come l'osservazione posturale a scuola, come anche gli interventi nel settore delle disfunzioni metaboliche. Abbiamo unito questi due aspetti fondamentali, perché sono quei due aspetti che, come vedrete, hanno problemi e che con il Covid sono peggiorati. Riteniamo necessario quindi affrontarli, ma come li possiamo affrontare? Possiamo affrontare solo facendo un'unione, unendoci fra sanitari, fra insegnanti, e io ritengo che la scuola sia importante farla entrare in questo settore di prevenzione, perché fa prevenzione da una vita, soltanto che è lacunosa nel campo della colonna vertebrale. Perché parlano di alimentazione, di igiene orale, come vedete nella mia diapositiva, ma è la colonna poco. Quindi dobbiamo inserirla assolutamente. Io voglio ringraziare, non so se sono in collegamento, il professor Negrini, mio primo maestro, il professor Toso della Back School, Italia Back School, che sono stati i primi pionieri a far conoscere le prime attività, i primi lavori sulla rieducazione, quindi hanno fatto conoscere il lavoro del Pedriol, le prime diapositive di Back School svedese e che abbiamo diffuso, ne abbiamo parlato tantissimo in 40 anni, ma la domanda è, dopo 40 anni, perché aumenta il mal di schiena? Perché aumentano le disfunzioni metaboliche? Ecco, l'argomento del convegno è questo. Buongiorno a tutti, grazie al professor Magarò, all'Ordine dei Medici Chirurghi e a tutti voi che siete qua. Effettivamente ne avrei bisogno un po' anch'io, prof, perché il mal di schiena è una costante. Proprio ieri l'altro sono andato a prendere le misure alla bicicletta perché probabilmente ho una postura sbagliata quando vado in bicicletta. Una delle cause, ma al di là delle battute di ciò che capita ad ognuno di noi, il tema della scoliosi in generale, dei problemi legati alla colonna vertebrale, sono peggiorati col Covid. Sono peggiorati col Covid per motivi molto semplici, perché siamo stati più in casa, abbiamo lavorato molto di più al computer, abbiamo studiato molto di più al computer e abbiamo assunto posizioni statiche per tanto tempo durante la giornata. In più c'è la tecnologia che sicuramente ci dà tantissime opportunità nuove, ci consente di velocizzare tanti procedimenti e tanti lavori che svolgiamo durante il giorno, ma che incide fortemente sul nostro essere, perché è evidente, lo dico per me innanzitutto, l'ho lasciato là, ma spesso e volentieri il nostro smartphone è diventato un prolungamento del nostro corpo. Ed è ogni tanto quando guardo le statistiche che per fortuna nel telefono ritroviamo e vedo quanto tempo durante la settimana ho il telefono in mano e sono collegato, c'è da prendere paura. Questo capita a me, che come amministratore ovviamente ha bisogno di quegli strumenti come strumenti di lavoro, ma capita a tante persone, capita a tanti ragazzi giovani. Io ho dei figli, una figlia adolescente, 16 anni, un figlio 12 anni, preadolescente, soprattutto la figlia adolescente vive costantemente con il telefono in mano.
E il vivere costantemente con il telefono in mano, sia che si è seduti, sia che si è in piedi, sia che si sta camminando, ovviamente incide nella postura. Dico una banalità, ma è un elemento di cambiamento del modo di vivere dell'ultimo decennio in particolar modo, che sicuramente incide negativamente sul tema della postura. E quindi credo che gli elementi che hanno peggiorato in qualche modo la qualità della vita da questo punto di vista sono legati uno alla pandemia che abbiamo vissuto e l'altro alle tecnologie nuove che danno grandi opportunità ma che sicuramente creano ulteriori problemi. E ovviamente come sempre alla ignoranza, perché se non si ha competenza e conoscenza sui corretti stili di vita da tenere, già da quando ci si siede nei banchi di scuola è evidente che poi quei cattivi stili di vita li si porta dietro per tutto, per la vita intera. Per questo è fondamentale il lavoro che state facendo con le scuole, perché parte da lì, parte tutto da lì, intanto perché i problemi più gravi nascono proprio nella fase della crescita e quindi se non si interviene quando è ora, poi alla fine è difficile raddrizzare il tiro, e dall'altra perché è chiaro che stiamo parlando di sfide culturali e le sfide culturali si vincono in particolar modo con le nuove generazioni, con una consapevolezza nuova delle nuove generazioni. Per quello che ci riguarda, noi cercheremo di continuare a lavorare per una città che sia anche una città del benessere fisico, psicologico, e cerchiamo di dare grande spazio allo sport di base, allo sport nel tempo libero e semplicemente alle infrastrutture del benessere. Ieri ero a Cesenatico a parlare della nostra bicipolitana. Qui con noi c'è Andrea Biancani, che è stato uno dei protagonisti dello sviluppo della bicipolitana. La bicipolitana ha tante funzioni, ha sicuramente la funzione di migliorare la mobilità urbana, di inquinare meno, ma ha anche la finalità di dare ai cittadini e ai turisti che vengono qua un'infrastruttura nella quale camminare, nella quale fare attività, nella quale provare in qualche modo a stare bene con se stessi e con gli altri. Quindi noi continueremo a lavorare in questa direzione, però la cosa importante è che cresca la cultura della prevenzione, in particolar modo nelle scuole, e noi abbiamo grandi personalità, perché il professor Magarò è conosciuto ovunque, dalle quali ripartire. Lo ringrazio davvero tanto per questo invito, ringrazio i relatori e spero, per coloro che non sono di Pesaro, di rivedervi magari in un'altra occasione, non di lavoro, ma magari legata al riconoscimento che abbiamo avuto come Capitale della Cultura 2024, quindi spero che questo sia soltanto la prima volta per voi, per coloro che sono qui per la prima volta, e che possiate ritornare nella nostra città e nella nostra bella provincia. Grazie a tutti e buon lavoro. È un piacere essere qui e poter portare i saluti istituzionali del Presidente Francesco Acquaroli. Saluto ovviamente tutti gli intervenuti, gli organizzatori di questo importante convegno, saluto anche le autorità presenti. Credo che sia un momento importante di confronto e soprattutto un accento che viene messo sull'importanza della formazione, l'importanza di scambiare anche buone prassi non solo in ambito teorico ma, come è stato detto, anche e soprattutto in ambito pratico. E poi mi preme sottolineare la parte anche più importante, che è quella del circuito di collaborazione. Lo citava prima nel suo intervento introduttivo il sistema che mette insieme la sanità ma anche la scuola. La Regione Marche in questo crede molto. Come Presidente della Commissione Sanità devo dire che abbiamo recentemente approvato anche una legge che introduce ad esempio la psicologia scolastica all'interno degli istituti, proprio perché questo tipo di collaborazione fra il mondo sanitario e il mondo della scuola è qualcosa di cui le giovani generazioni potranno solo che trarre vantaggio, ma anche tutto il sistema, quello familiare ma anche quello diciamo di tutto il personale docente, si è coinvolto, ovviamente porta a un beneficio collettivo. E poi sempre in questa direzione mi preme ricordare l'importante investimento fatto dalla Regione in termini di ventilazione meccanica controllata. È stato ricordato come
gli effetti della pandemia siano stati molto deleteri per le giovani generazioni, il fatto di essere chiusi in DAD, chiusi con il lockdown e quindi avere come unico contatto con il mondo esterno uno smartphone o un tablet, sono stati anche diciamo per quelle che sono poi gli effetti posturali e quindi il tema centrale di questo di questi due giorni di convegno, siano stati impattanti in maniera sicuramente importante, gli effetti li vedremo anche nei prossimi anni. Per cui aver come regione creato un modello che poi anche l'OMS, anche il governo ha decretato con dei risultati importanti essere stato positivo, e io credo che se fosse stato sposato da subito probabilmente avrebbe potuto evitare anche alcune chiusure, alcuni spostamenti della didattica a distanza, probabilmente queste politiche costruttive e positive, questa sinergia sono sicuramente qualcosa sul quale continuare a investire, continuare a confrontarsi ed essere tutti insieme parte attiva per dare un futuro migliore alle nuove generazioni e anche soprattutto al nostro presente. Quindi grazie e complimenti per questa iniziativa, è un piacere essere qui e poter contribuire con la presenza e con la voce che mi onoro di rappresentare del Presidente Acquaroli a un'iniziativa di spessore e soprattutto formativamente molto importante, quindi grazie. Innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito, porto i saluti anch'io del Presidente del Consiglio regionale Dino Latini, ovviamente io sono il Vicepresidente, ovviamente il saluto dell'intero Ufficio di Presidenza. Come Assemblea Legislativa abbiamo voluto comunque patrocinare questo evento perché lo riteniamo un evento importante e siamo contenti che questo evento è stato organizzato nella città di Pesaro ma ovviamente all'interno della Regione Marche. Io con il professor Magarò ci lega come una conoscenza, un'amicizia che io ho 51, conosco da circa 50 anni praticamente e voglio fargli i complimenti perché nel corso, come dire, del suo percorso professionale, lavorativo, ha sempre voluto collaborare anche con le istituzioni per promuovere quella che è la prevenzione. Ovviamente oggi l'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Scogliosi insieme all'Ordine dei Medici, ringrazio anche il Presidente, vedo il Dottor Del Gaggio che è presente, e questa collaborazione insieme alle varie istituzioni ma anche con il mondo della scuola, vedo anche la direttrice scolastica, la dottoressa Belloni, sicuramente potrà dare dei buoni frutti. Come diceva il Professor Magarò, abbiamo già fatto un convegno a fine anno, cioè nel mese di novembre, è stato un convegno partecipato dove abbiamo messo, come dire, abbiamo creato le basi, sì, per organizzare questa bellissima iniziativa. Il tema è che occorre fare prevenzione, le scuole sono sicuramente una realtà, un momento, un luogo importante dove è possibile, come dire, trovare, avere un confronto e anche verificare i ragazzi ovviamente sono le persone che possono fare la prevenzione soprattutto quando uno si trova nell'età evolutiva, è sicuramente la cosa più importante, e quindi come Consiglio regionale ma come Regione Marche cercheremo ovviamente di sostenere questa bellissima iniziativa che verrà fatta con le scuole. Oggi lo stile di vita purtroppo siamo sempre più sedentari, non è solamente il Covid, sicuramente il Covid ha peggiorato, ma comunque abbiamo uno stile di vita che ci porta a stare ore e ore, 10 ore, 9 ore al giorno seduti davanti in molti, cioè magari chi non fa questo tipo di lavoro, ma in molti sono costretti a stare fermi davanti a un computer, quando tornano a casa ristanno sul divano a guardare il proprio cellulare, e quindi, come dire, la sedentarietà, la cattiva alimentazione, la vita e lo stress della vita sicuramente non hanno migliorato nel corso degli anni tutte quelle che sono le patologie legate alla schiena. La città di Pesaro è una città che è sempre stata, come dire, avanti dal punto di vista della prevenzione, ricordo il tema dei tumori femminili, il discorso di avviare, allargare, come dire, tutte le attività legate alla prevenzione, siamo tra i primi comuni ad aver previsto gli asili a livello di quartiere, siamo tra i primi comuni che abbiamo investito sulla mobilità ciclabile, quindi vuol dire che ci teniamo alla prevenzione e anche al corretto stile di vita. Quindi io vi auguro buon lavoro e vi ringrazio nuovamente per aver scelto il nostro territorio per organizzare questa bellissima iniziativa. Grazie. Stavo pensando quando sentivo questi primi interventi che è proprio dalle elementari che una delle cose di cui già ci parlavano negli anni 60 era il tema della scogliosi. Uno all'inizio sentiva questa parola, non capiva neanche bene cosa fosse, no? Ma
ovviamente col passare del tempo e col tipo di lavoro che poi anch'io un po' mi sono scelto, che è un lavoro prevalentemente sedentario, ho capito l'importanza sia della prevenzione nell'alimentazione e anche nella postura. Tant'è che appena ho potuto, anche perché queste cose non costavano poco, più di 30 anni fa mi sono comprato uno di quegli sgabellini della Stocche, non faccio pubblicità, ma insomma giusto per identificarli, perché capivo che mi permetteva di stare più tempo di fronte al computer con meno problemi, la posizione, la postura era più corretta rispetto ad una sedia normale. Quindi diciamo, questa idea che veniva addirittura dagli anni dell'elementare poi mi è servita, perché ho capito, e anche vedendo purtroppo anche amici della mia età che avevano problemi di schiena, di avere una posizione corretta, una postura corretta. Devo dire che questi temi sono anche presenti all'interno del nostro Ateneo. Nel nostro Ateneo ha una tradizione lunghissima dell'ISEF, poi che è trasformata in una facoltà. Adesso non abbiamo più le facoltà, ma abbiamo dei dipartimenti, all'interno dei dipartimenti dei corsi di studio. Quindi abbiamo dei corsi di studio in scienze motorie che sono collegati anche con tutta la parte, diciamo, medica, biologica che si sviluppa all'interno dell'Ateneo. Quindi si è creato quella multidisciplinarietà di cui ho sentito parlare anche presentando questo convegno e guardando gli interventi del convegno, appunto perché questo è un tema che si affronta da tanti punti di vista, quindi dalla postura, dal movimento, dall'alimentazione. E penso che appunto quando questi temi si sviluppano all'interno di un'istituzione di formazione, di ricerca come l'università, penso che possa raggiungere i livelli più elevati di risultati. Tra l'altro vedo lì citato, no, dall'evidenza scientifica all'attuazione pratica, ecco questo, diciamo, noi come Ateneo ci muoviamo molto sulla prima parte, ma non ci siamo mai dimenticati anche della seconda, perché anche all'interno dell'Ateneo abbiamo portato avanti nel periodo pre-pandemia, poi un po' si è bloccato anche in questo caso, dei programmi di postura all'interno dei singoli uffici. Quindi abbiamo comperato questi palloni in cui ci spiegavano che servivano ad acquisire una postura più corretta durante le ore di sedentarietà di fronte prevalentemente a un computer. Quindi c'è questa forte sensibilità all'interno dell'Ateneo e quindi siamo molto contenti di aver dato il nostro patrocinio a questa iniziativa, sperando anche, ecco, di poter collaborare in futuro su temi di ricerca specifici. Qui c'è la collega Elena Barbieri che proprio è, diciamo, la sintesi di questi due elementi, cioè una parte biologica con la parte del movimento e dell'alimentazione, quindi anzi la ringrazio di aver partecipato, e quindi vi auguro veramente un buon lavoro e con la speranza anche di vedere dei risultati pratici. Grazie tante. E mi complimento per la qualità delle giornate che seguiranno, per il livello dei relatori. Come è già stato ricordato, diciamo, la pandemia ha messo a dura prova le istituzioni scolastiche e ha evidenziato tra le varie criticità un aspetto che forse, come veniva ricordato anche dal Magnifico pochi minuti fa, in passato era ben più radicato e più stabile, cioè il raccordo tra il sistema scolastico e quello sanitario. Le scuole si sono trovate dalla sera alla mattina a dover riorganizzare non tanto e non solo la didattica, quanto a doversi adoperare per poter attuare, adeguare dei protocolli di sicurezza. E questo l'hanno fatto recuperando un rapporto sinergico e di fattiva collaborazione con il sistema sanitario. Insieme hanno gestito appunto l'adozione di questi protocolli, le misure di distanziamento, l'adozione di strumenti di protezione, la gestione non facile delle
delle quarantene. E questo ha, come dire, rinnovato la consapevolezza e l'esigenza che si stabilisca di nuovo un rinnovato rapporto fattivo di collaborazione, tanto addirittura in alcune sedi anche parlamentari nel sollecitare addirittura un presidio, no? Un presidio in ogni singola istituzione, recuperando un po' quelle che erano le tradizioni del passato e quindi una medicina più prossima che entrasse proprio nelle istituzioni scolastiche. Questo è auspicabile quanto piuttosto, diciamo, difficile, data appunto la numerosità e l'articolazione delle nostre istituzioni. Però la pandemia ha aperto gli occhi anche nei confronti di questo, aspetto non trascurabile. Alcune risposte sono state date, ecco, come ricordava prima in rappresentanza del Presidente Acquaroli, le misure che sono state messe in campo anche dal Ministero a sostegno di quelle che sono state le fragilità e le difficoltà che questa pandemia ha acuito. Mi riferisco agli sportelli, alle misure per il supporto psicologico. Il Ministero ha investito molto e le scuole sono state molto attive nell'assicurare questo supporto. Dunque, l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della nostra provincia ha concesso il patrocinio a questo incontro perché sicuramente è di grande interesse sia per i contenuti e sia per la presenza di illustri relatori. Anzi, insieme alla Fondazione Italiana Scogliosi siamo entrati nell'organizzazione e di questo ringrazio il professor Magarò che con il suo entusiasmo è riuscito a dare vita a questo convegno. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Pesaro, del quale porto i saluti, ha ritenuto particolarmente stimolante il confronto fra soggetti che pur in modalità diverse sono tutti collegati agli argomenti trattati in questa sede. Ricordo che le patologie della colonna vertebrale sono tra le cause più frequenti di accessi negli studi dei medici di medicina generale, il più delle volte quando l'aspetto degenerativo diventa sintomatico e iniziano le limitazioni funzionali. Ecco quindi l'importanza della prevenzione di cui si parlerà in questo convegno ai diversi livelli. Auguro a tutti un buon proseguimento dei lavori e arrivederci alle prossime occasioni che avremo sicuramente. E il tema sul tappeto è un tema di grande rilievo, non è inutile che io stia qui a dirlo. Noi come Scuola di Scienze Motorie, prima facoltà, ci siamo interessati in 20 anni di percorso, quest'anno celebriamo i 20 anni della Fondazione della Scuola di Scienze Motorie, di preparare degli studenti, soprattutto i laureati magistrali, che abbiano una competenza specifica in molte delle problematiche che si affrontano in queste sede. Cosa vuol dire competenza? Vuol dire avere una conoscenza il più possibile critica e approfondita di problematiche molto vaste. Prima di tutto anche avere un concetto, un'idea ben precisa di prevenzione, di intervento preventivo. Io sono un farmacologo e il termine prevenzione è stato moltissimo dibattuto nella mia disciplina perché parlare di prevenzione oggi significa reinterpretare il concetto stesso di prevenzione e di medicina. Cosa voglio dire? Voglio dire molto semplicemente che bisogna stabilire quando iniziare la prevenzione e a beneficio di chi. Il che ci porta a mandare un po' indietro le lancette dell'intervento sanitario. Non c'è patologia nella prevenzione, o c'è l'individuazione precoce di una possibilità di patologia. Le tecniche di cui oggi disponiamo, sia quelle diagnostiche che quelle molecolari, ci consentono di fotografare con grande anticipo delle situazioni in divenire. Questo tipo di ragionamento ci porta a dover mettere sul tavolo di una possibile discussione un reappraisal di tutti questi concetti. In particolare è necessario appunto stabilire chi deve intervenire in una fase che non è clinica. E è ovvio che non va demedicalizzata
questa fase, anzi deve rimanere medicalizzata, ma deve diventare un luogo di confronto aperto al di fuori degli schematismi e delle discipline, perché poi nella logica One Health verso la quale si sta andando oggi è chiaro che in tanti devono collaborare con pari dignità, pur essendoci una figura di riferimento e di coordinamento che non può che mai che essere il medico. In questa audience io devo fare un ruolo però da professionista, sono uno specialista di chirurgia vertebrale da tantissimi anni e quindi io ho il compito di presentare quello che è il problema della deformità vertebrale in modo che anche chi non è un addetto ai lavori possa comprendere quella che è la gravità di una scoliosi. Eccoci qua. Allora, mi scuso perché alcuni argomenti sono un po' tecnici, perché io cerco di renderli il più possibile comprensibili, e alcune slide tra l'altro sono anche in inglese, ma chiaramente le esporrò in italiano, perché fanno parte di una messe di informazioni che ho accumulato nell'arco degli anni anche a livello internazionale. Intanto intendiamoci su che cos'è la scoliosi. La scoliosi è sì una curvatura laterale della colonna vertebrale, ma con torsione, con rotazione su se stessa, ed è, come poi vedremo, un sintomo di una patologia che ha molti fattori eziologici. Come si fa ad andare avanti qua? Ah, ho capito. Questo? Sì. Allora, vedete qui, per esempio, un esempio di grave scoliosi, vedete come i corpi vertebrali arrivano a ruotare su se stessi, deformandosi. Vedete a destra alcune immagini di campioni di vertebre scoliotiche che a quel punto hanno cambiato completamente la loro forma. E questo perché? Perché vi è una grossa differenza tra una scoliosi non strutturata, come quella di sinistra, che vedete anche dal disegnino storico fatto da Risse negli anni 30, dimostra che le vertebre si piegano su se stesse senza ruotare, rispetto a quella di destra, che invece vi è una rotazione sull'asse della colonna. E questa diventa chiaramente una scoliosi strutturale. In effetti la paziente di sinistra era una paziente che aveva una posizione antalgica per un dolore erniario alla base della colonna lombare e che quindi si spostava verso destra per sfuggire al carico del dolore, ma non è una vera scoliosi, mentre invece quella di destra è una vera e propria scoliosi strutturale che crea poi a sua volta nella torsione una deformità della cassa toracica. La classificazione delle scoliosi consigliata dalla Società Internazionale Scoliosi si basa su tutti questo elenco di cause che possono produrre una scoliosi, ma le più importanti sono le prime: la scoliosi idiopatica, la neuromuscolare, la congenita, neurofibromatosi e vari disordini e mesenchimali e di sindromi. Parliamo però della scoliosi idiopatica. È circa l'80% di tutte le forme di scoliosi ed è la più comune tra gli adolescenti, e tra gli adolescenti predomina il sesso femminile. Ovviamente se è modesta, quindi al di sotto dei 10 gradi, più o meno si equivale tra i due sessi, mentre se invece le scoliosi più gravi, sopra i 30 gradi, prevalgono nettamente le femmine rispetto ai maschi. Ovviamente vi sono tre tipi di scoliosi idiopatica a seconda dell'età di insorgenza. Vi è la infantile, che si insorge subito tra gli 0 e i 3 anni, e si tratta di un'entità di malattia un po' diversa dalle altre idiopatiche, ma non entro nel merito di questa analisi, mentre invece la giovanile compare, diciamo, in età all'incirca delle elementari, entro i 10 anni, e quella dell'adolescenza compare dopo i 10 anni. Ovviamente più la scoliosi compare in età precoce, più ha una prognosi negativa, quindi diventa più grave nel tempo. Mediamente a livello epidemiologico noi sappiamo che le scoliosi idiopatiche da curare in qualche modo con ginnastica, corsetti, gessi sono circa l'1 o l'1,5% dei ragazzi, e quindi voi potete immaginare che su un plesso scolastico di 600 ragazzi
c'è sicuramente almeno una decina che hanno qualche problema di scoliosi per cui devono essere curati in qualche modo. E io sono presidente della Fondazione Scoliosi Italia, ma sono anche una docente e credo che sia proprio importante la collaborazione tra le strutture sanitarie e la scuola. Quello che noi abbiamo fatto come fondazione è proprio di iniziare a favorire l'informazione e la ricerca sulla scoliosi. Perché io sono qua? Perché anch'io sono stata genitore di un figlio che poi è mancato, però per altri motivi, ma che ha avuto comunque la scoliosi e che ha seguito proprio tutti questi percorsi di cui si è parlato precedentemente. E credo che sia importante comunque andare avanti in questo studio e soprattutto in questa prevenzione. Credo tantissimo nell'osservazione posturale che si può iniziare nella scuola. Adesso vi presento proprio il come è nato. Qui non va avanti. Quello di fianco, a destra. Sì, di fianco a destra. Sì, no, si è andata troppo avanti. Ecco. Ok. Allora, iniziamo con il fatto che tutto nasce anche negli anni Ottanta, fino agli anni Ottanta, prima c'era un discorso di prevenzione nelle scuole perché c'era il medico scolastico che si occupava di questo e quindi tutti i ragazzi erano osservati nell'ambito scolastico e sia negli anni Ottanta, prima negli USA e poi anche nel Nord Europa e poi in Italia, è stato poi abolito definitivamente questa figura. Negli USA poi si è verificato che negli ultimi 25 anni c'è stato un aumento degli interventi chirurgici, proprio perché non si provvedeva all'osservazione posturale, o meglio, in campo sanitario noi lo distinguiamo perché si parla di screening. Quando c'è un medico si parla di screening, invece quello che vuole favorire la fondazione è l'osservazione posturale, che può essere fatta anche da non personale sanitario. E appunto vi stavo dicendo che negli USA si era verificato negli ultimi 25 anni un aumento dei casi chirurgici di circa il 40%. La National Scoliosi Foundation americana, che è praticamente la fondazione scoliosi in America, ha ottenuto invece la ripresa dello screening scolastico nel 60% degli stati federali. Nel 2011 in Italia nasce proprio la Fondazione Scoliosi, esattamente il 28 luglio del 2011. Abbiamo avuto anche il riconoscimento come ONLUS. Vi dico che il percorso non è stato semplice, è iniziato alcuni anni prima con un comitato, un gruppo di genitori e di ragazzi che avevano avuto la scoliosi, hanno deciso di raccogliere dei fondi per poi organizzare una fondazione che si occupasse proprio di informare e ricercare sulla scoliosi. E noi abbiamo avuto come obiettivo primario quello di riprendere proprio lo screening scolastico a livello, l'osservazione posturale nella scuola e lo screening invece a livello sanitario. Noi volevamo comunque sensibilizzare la scuola perché? Perché la scuola è l'unico punto d'incontro di tutti i ragazzi, soprattutto nell'età critica. La scuola nel territorio come importante sede di prevenzione e conoscenza della colonna vertebrale. Occorre insegnare alla salute per conservarla, diceva Ippocrate, e noi ne siamo sempre più convinti. A scuola si prendono iniziative di educazione sanitaria su alimentazione, igiene, fumo, droga, eccetera, ma poco o nulla per conoscere la colonna vertebrale e come difenderla giornalmente. La colonna vertebrale è parte preziosa del nostro corpo e dopo il cuore è la struttura più importante da salvaguardare. Ma è la cenerentola della conoscenza. La nostra colonna è sottoposta quotidianamente a un'enorme quantità di sforzi che possono causare mal di schiena. Ma la schiena fa male se è usata in modo scorretto, se maltrattata, se è esposta a fattori di rischio. Sono state individuate
841 cause di mal di schiena, ma solo il 15% sono cause specifiche, deformità congenite, patologie degenerative, alterazioni d'età sviluppo come punto scoliosi e morbo di Schumann, e l'85% è traumi, e l'85% invece sono cause non specifiche che ho diviso in fattori di rischio costanti e in continuo aumento. Ora, sia nei giovani che negli adulti, abbiamo riscontrato, io ho più di 40 anni che faccio questo mestiere, insufficiente conoscenza della colonna vertebrale. Ancora quando vedono lo statino nello studio, sia ragazzi che signore, ragazze adulti, mi dicono che lo statino, dato che ha queste tre curve e ci sono queste curve, mi dicono che è storta, e allora capisco che non c'è nessuna conoscenza. Poi c'è una scarsa percezione della verticalità, perché oggi siamo sempre abbastanza seduti, ma c'è un altro fattore di rischio grave, che è la mancanza di screening da oltre 20 anni, con grave rischio in età evolutiva, hanno diagnosi tardive, trattamenti inefficaci e processi degenerativi e meccanismi di compenso negativi in età adulta. Ritardo di osservazione, ma ne abbiamo visti già diversi stamattina, incidenza di scoliosi in periodo di screening, a me risulta, quando si facevano gli screening, 1,5, oggi 2,5-3%. Il 10% di questo ha necessità di fare un trattamento conservativo. Come diceva il Pedriol, le grandi scoliosi però sono state sempre piccole. Quindi per questo che è importante. Questa è una signora operata dal dottor Magarò a novembre del 91. Quindi pensate quale sarà il problema. Fattore di rischio in continuo aumento. Sedentarietà è il nemico numero uno. E già però negli anni 70 studiosi e ricercatori americani ci mettevano in guardia sulla modifica dell'indice di movimento dell'uomo, che dal 90 stava passando all'1%. E allora il problema era la meccanizzazione, ma aggiungevano che sarebbero state conseguenze che potevano derivare per l'aumento progressivo della sedentarietà. E cosa registriamo? Posture scorrette, movimenti scorretti, sovrappeso anche in età giovanile, forma fisica scadente, alimentazione disordinata, cattive abitudini fin da piccoli, stile di vita alterato e ansia e stress, che oggi purtroppo si registrano anche nei minori, ma molto minori, anche sotto i 5 anni, e lo stress è dettato dall'iPad o dal telefonino. Un'insufficiente attività fisica può causare la perdita di forza, flessibilità e resistenza. La perdita di uno di questi componenti non può che far registrare posture asteniche o prive di alcun controllo. Quindi la postura può subire variazioni, spostarsi all'asse verticale e causare mal di schiena, sia nei ragazzi che negli adulti, che purtroppo anche nei minori. Tutto è iniziato nel primo corso di formazione per riconoscimento della scoliosi, che si è tenuto a marzo del 2014, organizzato dalla provincia di Pesaro Urbino e dalla Fondazione Scogliosi Italia Onlus. Da questo momento siamo riusciti ad organizzare nelle scuole l'osservazione posturale. Come è organizzata questo progetto? Innanzitutto deve essere approvato dal Collegio dei Docenti. Una volta approvato dal Collegio dei Docenti, lo presentiamo ai genitori, che vanno informati nel dettaglio dell'importanza di una prevenzione. E nella stessa occasione richiediamo anche l'autorizzazione per poter procedere con l'indagine di osservazione. Quindi, una volta informati nel dettaglio i genitori, informiamo anche gli alunni, giustamente, perché sono quelli che devono andare ad affrontare il lavoro poi anche in palestra. E quindi poi proseguiamo con l'osservazione postulare. L'informazione che diamo sia ai genitori che agli alunni, ci vengono forniti i materiali dal professor Magarò, che diciamo sempre presente, molto disponibile quando facciamo l'osservazione in palestra. Facciamo capire ai genitori che cos'è la scoliosi a grandi linee, perché è importante il riconoscimento precoce della scoliosi, perché sappiamo che se presa in tempo può essere anche migliorata.
a chi è rivolto, agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado. L'obiettivo finale qual è? È quello di far capire l'importanza dell'educazione posturale sia come prevenzione ma anche tutela della propria salute e anche per andare ad individuare le asimmetrie o alterazioni significative delle curve sagittali. Ai genitori spieghiamo che noi non siamo dottori, quindi non facciamo diagnosi, ma facciamo solamente un intervento di osservazione per poi poter procedere se nel caso in cui riveliamo delle asimmetrie o alterazioni significative. Vi andrò a presentare anche la mia esperienza di educazione e prevenzione fatta nella scuola primaria. Molti concetti li troverete simili perché vengono portati avanti bene o male in tutto il ciclo scolastico nello stesso modo. Allora, sappiamo bene che il mal di schiena è il male del secolo e la sua insorgenza può essere ridotta attraverso un'adeguata azione educativa preventiva ed è per questo che siamo qui oggi. L'esperienza personale che ho portato io come ricerca, grazie anche all'aiuto di Benedetto Toso che mi aveva permesso di farlo nelle scuole di Cusano Milanino che avevano accettato questo percorso rendendolo completo, riuscendo anche a fare una tabulazione dei dati, cosa che invece nelle scuole di Varese mi è stato possibile fare solo in parte. Allora, cosa abbiamo fatto principalmente? Abbiamo portato la Best School nella scuola, abbiamo portato un percorso di educazione e di prevenzione posturale nella scuola. Gli ambiti della Best School erano la vita quotidiana, erano e sono la vita quotidiana, l'ambiente lavorativo, le attività sportive. Mancava la scuola. Nella scuola la prevenzione ci deve essere. Nella scuola dobbiamo fare un'azione preventiva educativa che sia efficace. Ma perché questa azione sia efficace dobbiamo coinvolgere gli studenti, no, non soltanto, dobbiamo coinvolgere gli studenti, dobbiamo coinvolgere gli insegnanti, i docenti, dobbiamo coinvolgere i genitori e dobbiamo coinvolgere gli autori e gli editori dei libri scolastici. Gli studenti in primis perché sono quelli che ne hanno più bisogno al momento, gli insegnanti perché proprio la formazione che noi andiamo a fare agli insegnanti che ci permette di arrivare a tutti gli studenti, a un numero maggiore di bambini e a più bambini riusciamo a dare questa azione preventiva, educativa, più avremo degli adulti un domani che stanno bene. Gli insegnanti vanno formati, anche gli insegnanti laureati in scienze motorie o kinesiologi come me vanno formati certe volte. Okay, quindi la cosa migliore è riuscire a formare più insegnanti possibili perché il messaggio arrivi agli studenti. Mandando questo messaggio e passando questo messaggio agli studenti e agli insegnanti arriverà indirettamente anche ai genitori. Per proporre questi progetti nella scuola andiamo a proporli ai genitori facendo lettere, riunioni informative. E l'ideale sarebbe coinvolgere gli autori e gli editori dei libri scolastici per dividere i libri in tomi di minor peso. Purtroppo vedo ancora dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria dei tomi che sono giganti e che purtroppo sicuramente per quanto l'allievo faccia attività sportiva, abbia una schiena forte, vanno a impattare su quella che è la colonna vertebrale. Perché tutto ciò funzioni c'è bisogno di un approccio multidisciplinare. I laureati in scienze motorie, i kinesiologi, gli insegnanti, ma non basta, anche i fisioterapisti, gli psicologi e altre figure professionali che vengano in aiuto, i medici, che facciano la parte medica che non compete a noi. Noi possiamo fare una prima analisi all'interno della scuola, possiamo fare dei primi test posturali e dobbiamo farli per fare uno screening iniziale, ma poi ci deve essere questa collaborazione continuativa in modo che il lavoro sia completo. Allora, io sì, sono psicologa, psicoterapeuta e lavoro nell'area Vasta 1 come dirigente e coordino il centro di promozione della salute appunto dell'area Vasta 1 nel Dipartimento di Prevenzione. Dicevo, le parole sono importanti, quindi vediamo che cosa significano. Il mio intervento è promozione della salute, sani stili di vita, mal di schiena e sani stili di vita. Ecco, la promozione della salute che cos'è? Ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un processo che conferisce alle popolazioni, alle persone, i mezzi per assicurare un maggior controllo sul proprio livello di salute e migliorarla. Cioè i promotori di salute stimolano a fare in modo che le persone si guadagnino la propria salute, guadagnare salute è un programma ministeriale,
E la salute però nella vecchia concezione sanitaria era l'assenza di malattia. In realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità già dal 48 ci dice che non è assolutamente così. La salute è un completo benessere, è un equilibrio tra l'aspetto psichico, sociale, fisico, quindi non è assenza di malattia, è un equilibrio. Ma da che cosa è determinata la salute? La salute è determinata da tantissimi fattori. Sicuramente alla base ci sono l'età, il sesso, i fattori genetici, costituzionali. Poi ci sono gli stili di vita individuali, ma è importantissimo anche la quantità di reti sociali che ognuno ha, la casa, l'assistenza sanitaria, l'acqua, l'igiene, il lavoro, la qualità del lavoro, l'ambiente di lavoro, l'educazione. L'educazione è salute, determina la salute. L'agricoltura, la produzione di cibo. Noi oggi chiaramente vedremo soltanto quell'aspetto in giallo, cioè gli stili di vita individuali, però voi capite come in realtà la salute è tanto. Per stare bene dovremmo avere un equilibrio in tutti questi fattori. Per quanto riguarda appunto i sani stili di vita, è importante però considerare una cosa. Il modello che si assume è quello biopsicosociale, cioè appunto sono fattori, ognuno di noi ha un equilibrio in questi tre ambiti della vita, dal livello psicologico, biologico e sociale. Quindi ognuno di noi ha un proprio equilibrio, nessuno vi potrà dire qual è la vostra salute, solo voi sapete, perché voi sapete qual è la vostra situazione biologica, quella psichica, quella sociale. Il titolo della mia relazione sono evidenze nella diagnosi e nel trattamento della sclerosi, probabilmente ripeterò qualcosa che è stata già detta, ma con parole mie. Due grossi capitoli in queste problematiche, i paramorfismi, quelli che volgarmente sono chiamati gli atteggiamenti scoliotici, che è un termine che io direi non dobbiamo utilizzare perché determina insicurezza in chi lo ascolta e in chi lo dice. Molte volte hanno una scoliosi, dice un atteggiamento scoliotico, cioè chi lo dice non sa se ha o non ha una scoliosi, e chi, se si trova di fronte a una scoliosi, e chi lo ascolta non ha capito se ha una. Quindi parliamo di un vizio di postura. Questi paramorfismi sono legati principalmente a questi vizi di postura che questi ragazzi oggi hanno in seguito alla sedentarietà, ne abbiamo parlato prima. In seguito all'accorciamento di un arto, in seguito a un dolore, una scoliosi antalgica e così via, ma non diventeranno mai delle scoliosi. La scoliosi o c'è o non c'è. Un dismorfismo invece è una scoliosi, è una malattia. La scoliosi è una malattia estremamente frequente, ce l'hanno 5, 10, 15% della popolazione, ma in realtà ad avere bisogno di un intervento specifico sono pochi, 5-6 su 100 delle femmine e 1 su 120 dei maschi. Faccio una classificazione rapida delle scoliosi, già fatta dall'amico Braida, congenite, neuromuscolari, collagenopatiche e idiopatiche. Quelle che, per le quali è possibile effettuare una prevenzione è la scoliosi idiopatica, quella della quale ci occuperemo. Cos'è la scoliosi? La scoliosi non è una curva. La scoliosi è una torsione della colonna, cioè la colonna fa questo movimento, prima ruota, poi trasla e infine curva. La curva è l'ultima cosa. E per curare una scoliosi noi dobbiamo derotare. Allora, il Padre Eterno non ci ha creato muscoli che hanno la funzione di ruotare o derotare la colonna, quindi non può esistere un'attività motoria, ginnica o sportiva che possa servire a fermare l'evoluzione di una scoliosi. Idiopatica perché, abbiamo detto prima, non se ne conosce la causa, probabilmente ha un'origine multifattoriale e quindi problematiche neurologiche, problematiche genetiche, problematiche biomeccaniche. L'unica cosa certa è la familiarità. La scoliosi è familiare. Se uno dei genitori è portatore di scoliosi, le probabilità di avere un figlio con la scoliosi sono 1 su 3. Tutti i figli avranno la scoliosi se tutti e due i genitori sono portatori di scoliosi. Questo quindi, quando c'è una nonna storta, uno zio storto, devono guardare i loro figli. Laddove in famiglia c'è una scoliosi importante è più facile trovarne un'altra. Questo l'avevamo già detto. Il rapporto di evolutività appunto di 1 a 8, perché 5 femmine su 100 e un maschio su 120, il rapporto di evolutività sono 1 a 8, cioè la scoliosi colpisce i maschi e le femmine in maniera uguale, ma a peggiorare sono 5 femmine su 100 e un maschio su 120, quindi rapporto di evolutività 1 a 8, ma qui non va avanti, com'è possibile? Si è bloccato. No, schiaccia il pulsante. Boh,
bloccato tutto, vediamo con questo, no, è bloccato, ah, eccolo, meno male. Trattandosi di una malattia genetica è impossibile effettuare una prevenzione primaria, quindi la prevenzione è di tipo secondario. Che cosa consiste? In identificare quelle forme che sono suscettibili di evoluzione e trattarle al momento giusto. E oggi andremo ad analizzare appunto che cosa può succedere in età adulta. In età adulta direi adulta anziana e poi andare verso l'età veramente anziana, perché come sappiamo sono anche l'allungamento dell'età media della popolazione porta ad avere un aumento numerico di casi anche complessi che invece una volta erano più rari. Mi scuso di nuovo, come ho fatto ieri, per l'utilizzo di slide in inglese, ma sono presentazioni fatte anche in convegni internazionali e quindi però cercherò di essere il più chiaro possibile. Quattro anni fa a Milano ci fu un convegno che si chiamava Deformity Degenerative, cioè collegava la degenerazione che avviene nella colonna con la comparsa di deformità, sia deformità sagittali, il termine indica la deformità visti di lato, che può essere una causa o una conseguenza, e vedremo il perché, e la deformità coronale, cioè in visione frontale, che può essere o la progressione di una scoliosi giovanile più o meno curata, o può essere anche una nuova deformità che compare in una colonna altrimenti dritta. Le malattie degenerative della colonna possono comportare una deformità sagittale. Se ieri nelle deformità pediatriche abbiamo focalizzato soprattutto il problema sulla coronale, cioè sulla scoliosi, con un accenno anche al dorso curvo, ma sostanzialmente il dorso curvo nel giovane è molto più benigno. Nell'anziano, nell'adulto e nell'anziano poi, ci dobbiamo focalizzare molto di più sulle deformità sagittali, cioè quelle laterali, perché in effetti le malattie del disco sono cifotizzanti e la stessa vita più diventa lunga è un evento cifotizzante, è fisiologico, quindi non bisogna nemmeno demonizzare quello che è la natura comporta nel nostro invecchiamento. Come diventano i capelli bianchi, si diventa più cifotici. E qui vedete che vi sono delle deformità del disco che portano a una riduzione in altezza e quindi spostano l'asse di gravità in avanti, o ci possono essere delle fratture su base osteoporotica che accentuano improvvisamente questo effetto. La posizione eretta richiede una linea di gravità che però cade in una piccola zona gestita dai talloni, dai calcagni, e quindi vi è un difficile controllo della gravità nel momento in cui vi siano degli insulti cifotizzanti che a quel punto richiedono dei meccanismi di compenso che vengono attivati per mantenere comunque la posizione eretta, altrimenti se uno non compensa tende a cadere. Oggi io parlo quindi come Braida dell'adulto, dell'anziano. Abbiamo parlato molto ieri invece sull'età giovanile, e anche questo mio tema si ricollega a tutti quelli che sono i meccanismi di compenso che avevamo detto di una degenerazione, e purtroppo non potendo ovviare ed eliminare la degenerazione, perché purtroppo non possiamo fermare l'invecchiamento, come si diceva, e comunque anche di fronte a certi casi dobbiamo sempre capire, come dicevano adesso, quando operare, quando non operare, l'età media si è allungata, e sicuramente anche cercare di, con un planning, capire se ridurre l'accesso chirurgico solo al sintomo oppure pensare di più. E il gioco di squadra che si diceva ieri e oggi, ci tengo solo a precisare questa cosa, come adesso la collega, quando dover entrare in campo, come una partita di calcio, tutti noi siamo lì a giocare insieme, la degenerazione grassosa dei muscoli che si vede a risonanza, ne ha appena parlato Braida, forse se arriviamo a 80 anni, certo che non possiamo ripristinare un equilibrio con la ginnastica, noi dobbiamo farlo prima, ecco. Ci sono dei step, dei tempi dove poter intervenire col posturologo, con l'osteopata, eccetera. Parlo ora dell'osteoporosi, non sto a dilungarmi su cos'è l'osteoporosi, sapete benissimo tutti voi cos'è, ma soprattutto quello che invece è la prevenzione, cioè io
curando bene, cercando di entrare subito nel problema, diagnosi precoci e delle cure con delle chiare pillole che tutti voi da riabilitatori, medici dovete avere, dobbiamo evitare un peggioramento di questi meccanismi di compenso che purtroppo per l'invecchiamento abbiamo. Con questa diapositiva faccio spiccare subito l'attenzione su quanto l'osteoporosi, che sembra banale rispetto a altre patologie che affliggono l'anziano come l'infarto, l'ictus o il tumore del seno, soprattutto nelle donne. Questo lavoro americano ha fatto vedere come l'osteoporosi poi diventa invalidante sulla qualità della vita, perché abbiamo 1.500.000 l'incidenza annuale di osteoporosi e solo 750 la metà della colonna vertebrale. Abbiamo un 250 dell'anca, del radio, del braccio e anche in altri distretti del corpo, contro sicuramente invalidanti, infarti, ictus o tumore al seno, ma è tanta tanta l'incidenza dell'osteoporosi, non solo poi nelle donne, ma nella popolazione anziana che aumenta anche nel maschio, perché sopra i 70 anni abbiamo soggetti maschi con osteoporosi. Quindi vedete come le fratture da fragilità vertebrali sono un impatto importante sulla società, sul sistema sanitario nazionale. Una frattura da compressione vertebrale ogni 45 secondi. E come ha detto anche Braido, ovviamente tutti i compensi, ma soprattutto se sono aggravati da queste situazioni non ben trattate, trascurate fin dall'inizio, misconosciute spesso con una banale radiografia, ci porta a una qualità della vita alterata, perché agisce non solo sul dolore acuto, cronico, ma agisce in generale sulla salute del paziente. La stessa vitalità, la stessa dinamicità, che poi un cane che si morde la coda e quindi avremo meno attività, più osteoporosi ancora, su una sfera anche emotiva del paziente, fino anche a forti depressioni, perché poi spesso con dei drammi che poi vi faccio vedere, se non ben curati, arriviamo a delle sindrome spesso di allettamento e quindi aumentiamo addirittura anche purtroppo anche l'incremento della mortalità. Perché la frattura vertebrale da compressione, che spesso è trascurato, banalizzata, porta a un dolore acuto, a un dolore cronico, alle deformità vertebrali che abbiamo visto, e quindi un impatto sulla funzione generale del paziente, un impatto anche nella sfera sociale, e quindi la qualità della vita veramente scende. E meno attivo, meno possibilità di attività fisica, meno e ancora più fratture, e spesso vedremo che più fratture vertebrali porteranno a problemi maggiori nella sua qualità della vita, fino a portare, avete visto, fino al 23, un 34, quindi un 30% di incremento della mortalità per problemi anche di disfunzioni cardiorespiratorie e soprattutto se abbiamo più fratture. E vedremo poi che nell'anno successivo al primo evento le fratture vertebrali, se trascurate, possono portare da un 5-25% in più della popolazione sana che ha avuto già una frattura la possibilità di averne un'altra. E quindi perché andiamo a ridurre la qualità della vita? Non solo per il dolore acuto, e spesso devo dirvi nella mia pratica quotidiana e molti medici di base, qualche volta anche piccoli fastidi. Ho fatto un piccolo strappetto muscolare, una piccola dolenzia, invece c'era già una piccola frattura osteoporotica, quindi mai trascurarla. Può dipendere poi andando avanti nel tempo da una pseudartrosi. Pseudartrosi vuol dire mal consolidazione, cioè non consolidazione, purtroppo non torna calcifica e dura, ma rimane un tessuto spugnoso, una vertebra. E tutte quelle alterazioni biomeccaniche, non sto a spiegarle perché ne ha già spiegato il mio illustre maestro, queste alterazioni posturali vengono peggiorate se c'è una frattura vertebrale. Perché? Proprio per quel concetto di balance, imbalance, cioè non equilibrio. Invece il balance sagittale con la deformità vertebrale, con una frattura, va a peggiorare il tutto. Per porre quella domanda se l'osteoporosi è una malattia moderna o antica, in realtà, nonostante ancora abbiamo tanto da lavorare per poter arrivare a una corretta diagnosi e terapia di questa malattia, è una malattia antica. In questo progetto dei medici, i ricercatori sono andati a valutare tutte le malattie che la famiglia aveva avuto e in Cristina di Lorena, che era vissuta appunto come vedete dal 1565 al 37, quindi longeva perché è morta a 72 anni, i ricercatori hanno trovato due belle fratture, diciamo, a livello del corpo della dodicesima vertebra toracica e della prima lombare, che poi hanno causato tutta una serie di alterazioni, questa grave scoliosi. Quindi diciamo che è una condizione patologica che troviamo da sempre nell'uomo. Sicuramente nelle nostre, diciamo, ai nostri giorni
Il problema e l'impatto di questo tipo di patologia è ancora, diciamo, da sviscerare notevolmente. Solamente nel 1994 l'OMS dà la caratterizzazione, cioè una patologia scheletrica caratterizzata da un'alterata resistenza dell'osso che predispone quindi ad un aumentato rischio di frattura. Questo è molto importante perché è su questo che noi dobbiamo basarci. Nel momento in cui noi andiamo a fare una diagnosi e a voler stabilire un trattamento medico, abbiamo visto prima i trattamenti chirurgici, dobbiamo sempre pensare che cosa? Alla prevenzione del rischio. Siamo oggi nell'ambito di questa patologia, della patologia dell'osteoporosi, con la stessa visione del rischio cardiovascolare, quindi di quello che dobbiamo fare perché sia evitata la complicanza. Non è il trattamento dell'osteoporosi che di per sé ci interessa, ma dobbiamo evitare la complicanza e quindi la frattura. Essendo kinesiologa, la reticenze motorie avrà un approccio un pochettino, diciamo, più attivo, illustrando l'azione educativa che appunto dicevamo ieri con il professor Magarò, essendo appunto il nostro ruolo principalmente di educatori. E quindi diciamo che soprattutto per quanto riguarda i fattori di rischio per l'osteoporosi, sappiamo che esistono dei fattori di rischio in cui non possiamo appunto intervenire, che sono i fattori di rischio non modificabili, e i fattori di rischio in cui il nostro ruolo potrebbe essere importante, per esempio il discorso della vita sedentaria. Ovviamente parliamo di un aspetto preventivo, perché come diceva anche il professor Braida, quando ci sono comunque un'osteoporosi molto grave con un altissimo rischio frattura, il nostro intervento sarà principalmente molto, diciamo, ridotto dal punto di vista kinesiologico, e quindi riusciremo soprattutto a mantenere le funzioni, perché uno dei nostri obiettivi è quello di mantenere l'aspetto, diciamo, del benessere e la qualità della vita della persona che abbiamo di fronte. Sicuramente un elemento importante è il picco di massa ossea, che generalmente diciamo che rappresenta la quantità di tessuto minerale osseo che riusciamo praticamente ad accumulare al termine dell'accrescimento. Generalmente però abbiamo, che è molto importante, quello che noi facciamo prima, quindi il fatto di svolgere attività motoria, esercizio fisico, attività sportiva nella fase prima, diciamo, del raggiungimento di questo picco, naturalmente rappresenta una sorta di deposito, di banca, e quindi c'è un decremento poi fisiologico in termini di perdita di tessuto osseo che naturalmente potrà sicuramente essere in certi modi ridotto, bloccato. Ovviamente non consideriamo sempre che c'è un aspetto anche di familiarità, di componente anche razziale, che predispone maggiormente all'osteoporosi, e naturalmente il sesso femminile è maggiormente colpito perché gli estrogeni svolgono un ruolo molto importante per quanto riguarda sia un'azione diretta che indiretta per quanto riguarda la matrice ossea. Comunque diciamo che fino ai 25-30 anni produciamo più massa ossea di quanto ne perdiamo, quindi c'è, diciamo, un'osteopenia tra virgolette fisiologica. E il nostro ruolo quale sarà? Quello ovviamente di andare a considerare una cosa in aspetto preventivo, che come diceva appunto la dottoressa, il tessuto osseo è un tessuto attivo, e quindi andare ad agire nella fase preventiva è sicuramente importante, e risponde a un principio della supercompensazione, cioè uno stress meccanico ovviamente dosato e bilanciato ha la possibilità di poter incidere sulla formazione del tessuto osseo stesso. E quindi noi come kinesiologi andiamo a dosare e a strutturare un piano, un protocollo motorio sicuramente importante, valutando per esempio che gli esercizi ciclici di tipo aerobico hanno un effetto sicuramente ridotto in termini di stress meccanico, che naturalmente lo stress meccanico è una componente fondamentale secondo anche la legge di Wolf, che identifica il fatto che l'osso, la massa ossea, per accrescersi, per comunque avere un'azione positiva sull'incremento, può naturalmente necessita di stimoli, questo sempre in fase preventiva. Ovviamente questa legge, quindi c'è un adattamento funzionale, ma questa legge viene meno se siamo in un osso con un'osteoporosi molto grave con un alto rischio, con un alto rischio di fratture. Quindi tra le varie articoli ce ne sono tantissimi
tantissimi in letteratura, viene definito che alcune attività possono essere maggiormente consigliate nel caso di persone e di pazienti con osteoporosi. Io diciamo in Umbria abbiamo fatto un progetto con anche le ginecologhe per quanto riguarda l'osteoporosi, quindi un progetto con le donne in menopausa, e in cui appunto venivano fatti anche gli incontri formativi per sensibilizzare anche quali tipo di attività consigliare a una donna con osteoporosi. Quindi per esempio è stato visto, questo studio interessante dimostra come la camminata è sicuramente un esercizio molto utile, però non sembra andare a stimolare l'incremento della densità ossea, quanto invece riesce a ridurre in un certo senso la perdita di massa di tessuto osseo. È molto importante far riferimento invece a due azioni: un'azione generica data dall'impatto del contatto, lo stimolo meccanico dato dal contatto del piede al terreno, che si trasduce poi in un aumento della stimolazione muscolare e, per l'effetto dell'inserzione tendinea, comunque una rigenerazione anche a livello, diciamo, del tessuto osseo, quindi un effetto diretto e un effetto anche indiretto. Cosa accade? Che sicuramente nelle persone anziane, essendo gli esercizi contro resistenza quelli maggiormente consigliati in ambito, diciamo, preventivo, e poi vedremo quali sono maggiormente consigliati, nell'anziano sicuramente sarà importante incrementare soprattutto l'aspetto coordinativo e l'aspetto anche di equilibrio, soprattutto perché il rischio maggiore in una persona anziana è la caduta, la frattura, che appunto può essere conseguente a una caduta, che sicuramente è fortemente invalidante. Quindi noi dobbiamo pensare sempre alla qualità della vita delle persone che si affidano a noi personalmente. Parliamo anche del mondo del lavoro, perché colonna vertebrale, prevenzione a scuola, prevenzione anche nel mondo del lavoro. E io porto i saluti di diversi enti e associazioni o gruppi di lavoro che rappresento, non li ho potuti scrivere tutti e non li metto per autocelebrarmi, ma perché secondo me è molto importante essere interdisciplinari. Cioè, a me è sempre piaciuto prendere, come dire, un argomento, poi prenderne un altro, entrare in un certo tipo di associazione. Per esempio, qui non c'è scritto, ma oggi con noi c'è anche il presidente del progetto Benessere Menopausa Nazionale, il responsabile scientifico Cirilli e anche l'altra presidentessa Marilena Pomante, per dirvi che io faccio il medico corresponsabile scientifico anche in questo tipo di progetto nazionale, che non c'entra niente magari con la medicina del lavoro o con altre cose. Quindi questo per dirvi che il senso, e qui Luigi è stato, il dottor Magarò è stato veramente attento e è stato lungimirante nel creare l'interdisciplinarietà. Ripropongo come l'altra volta la somiglianza del dottor Magarò con Albert Einstein per sottolineare quello che dicevo prima, cioè la lungimiranza. Allora, una delle prime cose che riguarda la prevenzione è l'informazione. Senza l'informazione non esiste prevenzione. Quindi se crolla la colonna informativa, purtroppo crolla la prevenzione. E un'altra cosa nella prevenzione che è molto importante, col dottor Del Gaiso dell'Ordine dei Medici abbiamo fatto veramente tante battaglie e giriamo l'Italia, sia nelle linee guida, una cosa molto importante è la comunicazione. Se noi siamo molto preparati ma non sappiamo comunicare, non sappiamo dare le informazioni, è tutto inutile. Il medico del lavoro, in generale, per fortuna non tutti, ma spesso il medico non fa mai l'anamnesi occupazionale lavorativa. Che lavoro fai? Da quanto tempo lavori? Addirittura da quanto tempo lavori è più importante di che lavoro fai nell'anamnesi lavorativa. Spesso nelle cartelle degli ospedali o guardando referti si dà poco spazio all'anamnesi lavorativa, all'anamnesi occupazionale. Noi lavoriamo 8 ore al giorno? Sì. E noi lavoriamo 5 giorni a settimana in media? Sì. Quindi noi stiamo tanto tempo nell'ambiente di lavoro e questo influenza la salute, la nostra salute, nella famiglia, in società, e quindi è molto importante l'ambiente di lavoro. Quindi l'anamnesi lavorativa è una cosa fondamentale. A volte invece si condensa in poche righe. E invece è importante anche chiedere la mansione, i turni, eccetera, eccetera. Io faccio un mestiere che non è correlato con
professioni di carattere sanitario, ma che in qualche modo tocca anche a noi. Una piccola immagine per farvi capire: siamo un'azienda di Pesaro, con stabilimenti anche in Centro Italia, che si occupa di produzione di beni industriali. Riforniamo in questo caso due piccoli esempi: le case automobilistiche più prestigiose del mondo con componenti di carrozzeria. Andando avanti, solo per farvi capire il contesto in cui lavoro, sono un imprenditore e ho partecipato alla creazione di questa azienda, di cui detengo delle quote. Oggi l'azienda ha 375 addetti e sviluppa un business che vale circa 60-65 milioni di euro all'anno. Cosa succede all'interno della nostra azienda? Guardiamo naturalmente i dati del 2019, in modo da non essere influenzati da quelli che sono stati purtroppo i tassi di assenteismo del 2020 e del 2021 in presenza di Covid. Ecco che STR, la mia azienda, ha avuto un tasso di assenteismo del 5,8%. Sostanzialmente tutti i giorni mancano in azienda 21-23 persone. E analizziamo meglio questo dato e vediamo che il 45-48% dei motivi di assenza dal lavoro non sono riconducibili a malattie professionali. Proviamo a valutare anche qual è il costo che un'azienda sostiene in uno scenario del genere. La nostra azienda sostiene un costo che oscilla tra gli 800.000 e 1.200.000 all'anno. Cosa succede? La nostra azienda investe continuamente in ricerca, in sviluppo, in impianti, in nuovi stabilimenti, ma ha all'interno l'ingrediente fondamentale che riesce poi a veicolare i processi, le tecnologie, la ricerca e lo sviluppo. L'ingrediente fondamentale è l'uomo, e noi dobbiamo e cerchiamo di avere un'attenzione assolutamente marcata, no? Sia per ragioni di carattere etico, di carattere sociale, di carattere solidale. Abbiamo il dovere di supportare al massimo i nostri colleghi nell'ambito di quelle che sono le attività che si svolgono al lavoro. Qui vediamo una breve fotografia, sono due dati molto sintetici, e vediamo di nuovo 2019-2018, quindi anni pre-Covid. Abbiamo un tasso di assenteismo che si attesta intorno al 5,8%, ma il 45,2%, il 47% nell'anno 2018, è un assenteismo generato da cause che non sono correlate con malattie professionali. Abbiamo poi una clusterizzazione che naturalmente descrive quello che segue. Se facciamo anche un'analisi di genere, quindi attraversiamo in maniera trasversale la popolazione maschile e femminile in ambito di lavoro, vediamo che le percentuali di assenteismo, le prime due righe, sono sostanzialmente, provo a evidenziarle, vediamo se il mouse funziona, ecco il dato: 46,8 e 41,4 è abbastanza omogeneo indipendentemente dai sessi. Abbiamo ancora un approfondimento di questa analisi e vediamo che indipendentemente dai settori manifatturiero o di servizi, i tassi di assenteismo vanno dal 5,7 al 4,9 al 5,5. C'è una leggera crescita in funzione della dimensione aziendale. Più l'azienda è grande e più, diciamo, aumenta il tasso d'assenteismo. Allora, la postura corretta sappiamo tutti che presuppone il corretto allineamento di nuca, dorso e bacino, e possiamo trovarla sedendoci bene fino in fondo. Il supporto lombare viene regolato dietro l'ombelico, dietro le tre, dove c'è l'apice della lordosi lombare. Ci sediamo bene sulla sedia e la regoliamo in maniera tale che le cosce siano parallele al piano d'appoggio, le ginocchia a 90 gradi, i piedi appoggino. Se i piedi non appoggiano, occorre avere un appoggio a piede. Lo schienale dovrebbe potersi orientare dai 90 ai 110, preferibile tenerlo fermo se è molto morbido, come in questo caso, perché non posso lavorare a 110 gradi costantemente. Diventa fondamentale allora bloccarlo a 90, ogni tanto a 95-100. Se ho una sedia dove posso regolare la rigidità dello schienale, posso lasciarlo libero per lavorare in maniera più dinamica. Diventa importante che una sedia ergonomica possa ruotare per non continuare a generare torsioni a livello della colonna vertebrale.
che abbia delle rotelle per poter andare a destra e a sinistra o muoverci nello spazio senza proporre continue lateroflessioni, che ci siano almeno 5 razze per evitare dei ribaltamenti, e quindi questo poi è la base della sedia ergonomica. I braccioli non sono obbligatori, sono obbligatori nei paesi scandinavi, ed è importante in quel caso che siano regolabili in profondità, in altezza e anche in lateralità, in maniera tale che il gomito sia in appoggio a 90 gradi e il bracciolo sia il prolungamento della scrivania. Devo avere 10 centimetri di spazio per appoggiare l'avambraccio, avere il polso in linea, il gomito a 90 gradi, la spalla bassa e retroposta. Cosa importantissima, il nostro schermo, la punta alta visibile del nostro schermo deve essere proprio lì di fronte a noi, tra i 50 e i 70 centimetri. Spesso questo non avviene, soprattutto con i terminali di nuova generazione, con i portatili molto bassi, con i tablet, e questo diventa determinante. Ora, non basta, nel caso fosse basso lo schermo, abbassare lo sguardo, perché prima o poi ci metteremo in posizioni disfunzionali, e poi chiaramente il nostro nervo ottico è inclinato fisiologicamente di 10-15 gradi in obliquo verso l'alto, ed è importante guardare dritti davanti a noi, o perché no, leggermente in alto piuttosto che in basso. Questo diventa veramente importante. Detto ciò, se non abbiamo una sedia decente, possiamo lavorare bene anche su uno sgabello di legno, purché non lo facciamo 8 ore di fila. Allora, come trovare la postura corretta senza una sedia ergonomica? Mi inarco al massimo grado, mollo un centimetro, sento che un po' di lordosi c'è, e in questa posizione ho già trovato la postura corretta. 4 posture possibili sul piano sagittale, molto semplici, ma vanno consegnate al videoterminalista, sia smart worker che videoterminalista in ufficio. Mi inarco al massimo e sentirò una postura di ipercorrezione che diventa già di per sé un esercizio. Cercherò di lasciare andare la pancia e le spalle. Mollo un centimetro o due, mi trovo nella posizione corretta. Mollo ancora, mi trovo in posizione piatta di delordosi. Mollo tutto, mi trovo in posizione comoda, incongrua. La cosa che dobbiamo domandarci in questa posizione è se il soggetto ha dolore. Se il soggetto ha dolore, meno ci sta, meglio è. Prima renderà veloce il processo di guarigione, di autoguarigione corporea. Se invece non ci sono problemi, incorrerà il dolore dopo un po' di tempo per la lombalgia posturale. E allora diventa determinante insegnare alla persona, a mio avviso, che non è possibile stare corretti continuativamente in posizione nuca, dorso, bacino allineata, né con lo schienale né tantomeno senza schienale, e ogni tanto si può stare in questa posizione piuttosto che in questa, piuttosto che in questa quando mi appoggio allo schienale. Diventa determinante ascoltare il nostro corpo e ogni tanto proporre un esercizio di compenso. Può essere questo a livello lombare, può essere alzarsi in piedi e fare l'esercizio che a volte chiamiamo dell'autogrill, perché chi è che non l'ha fatto almeno una volta nella vita all'autogrill, alzarsi e proporre delle estensioni senza forzare in stazione retta. Diventa determinante vedere, vi faccio vedere chiaramente una carrellata veloce, quanto è importante compensare la postura a livello dorso-cervicale proponendo questa retropulsione del capo e del mento. Tutti esercizi di pochi secondi che vanno consegnati in maniera corretta, con più calma, ma adesso stiamo vedendo una carrellata, piuttosto che, per chi non ha problematiche di nausea e vertigini o di altro genere, proporre anche, sorreggendo con la mano il peso della testa, senza far lavorare i muscoli anteriori del collo, questa estensione che mi porta ad un'estensione completa di tutte le 7 vertebre cervicali. Tutti noi oggi abbiamo sentito parlare di reti di professionisti e multidisciplinarità. Oggi porterò un esempio, anzi in realtà due, di esempi dove questa rete si è effettivamente concretizzata, va bene? Il progetto che l'ANAM porta avanti con la USL 1 dell'Umbria prevede forse per la prima volta l'inserimento in pianta stabile del dottore scienze motorie LM67 kinesiologo in contesto sanitario per la terapia, per la prevenzione e per il trattamento di tutti i disturbi legati alla sindrome metabolica e alle cardiopatie cronico stabilizzate.
La nostra mission come dottori di scienze motorie fondamentalmente è quella di dimostrare che l'esercizio fisico adattato, come diceva la nostra collega questa mattina, può essere effettivamente utilizzato ed inteso come un vero e proprio farmaco, che va dosato in certe quantità, va somministrato in certe situazioni per migliorare la situazione del paziente. Passiamo alla strutturazione del progetto. Innanzitutto si parte dagli obiettivi. Quali sono i nostri obiettivi? Ma sicuramente la collaborazione con tutti gli organi del territorio, quindi non solo medici di famiglia, ma anche strutture pubbliche, laurea di scienze motorie, enti e amministrazioni territoriali. Un nostro obiettivo che ci siamo posti dall'inizio è stato quello della riduzione della spesa pubblica sanitaria, perché questo è un aspetto molto importante, il benessere psicofisico dei partecipanti e senza dubbio la valorizzazione del kinesiologo LM67 in ambito sanitario. Questa è la nostra mappa concettuale che avete già visto e sono stato molto contento di averla vista più volte in questa mattinata, di come si svolge tutta la struttura, no? C'è una fase di riabilitazione, una fase acuta che è appannaggio di medici e fisioterapisti, si scende poi nella fase intermedia che è quella fatta in strutture sanitarie dove noi operiamo, è l'esperienza di oggi, dove c'è un laureato in scienze motorie e l'equipe multidisciplinare, e poi c'è l'ultima fase di mantenimento territoriale che è appannaggio soprattutto nelle regioni che hanno la fortuna di averle delle cosiddette palestre della salute. Noi operiamo in tre sedi, siamo presso l'ospedale Grocco di Perugia, l'ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla, vicino Todi, e la Casa della Salute di Magione. Faccio notare che sono due ospedali e un centro sanitario. Qui abbiamo qualche immagine del Parco Grocco, che è stata la nostra prima sede. Qui dal 2014 siamo presso l'ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla, dove ci occupiamo prevalentemente di cardiopatie stabilizzate, fattori di rischio cronico e sindrome metabolica. L'ultimo nostro, apertura risale al 2017 presso la Casa della Salute di Magione, vicino al Lago Trasimeno, per chi ha un po' di dimestichezza geografica, Allora, come si accede al progetto? Noi abbiamo due linee di ingresso al nostro progetto. La prima linea è l'accesso interno. Che cosa significa? Operando dentro le strutture sanitarie noi abbiamo il vantaggio di operare a stretto contatto con dei medici specialisti. Quindi una volta finita la fase di riabilitazione estensiva, il medico consiglia il paziente dimesso di andare presso il nostro centro, lo farà con una lettera di dimissione dove indicherà tutti i parametri che il kinesiologo deve tenere in considerazione per la stesura del programma motorio, e da lì noi potremo somministrare su misura per ogni singolo paziente il giusto abito motorio, come noi abbiamo piacere di chiamarlo, cioè di fare tutte le attività tarate proprio per quel tipo di soggetto, che come capirete può essere molto eterogeneo, perché le cardiopatie, anche se stabili, sono di diverse forme, di diversi tipi, quindi ognuno ha esigenze diverse. Ma esiste anche una possibilità di accesso esterno, quindi dove sono non solo i medici di famiglia ma anche altri specialisti come il medico dello sport, il medico di base, previa l'esibizione del certificato per la pratica sportiva non agonistica, di venire nella nostra palestra intraospedaliera, e soprattutto questo accesso esterno è riservato alle persone che presentano principalmente non cardiopatie ma sindrome metabolica e tutti i fattori ad essi collegati, quindi dislipidemie, ipertensioni, eccetera, sovrappeso, obesità, eccetera, eccetera. Io sono una laureata magistrale in scienze tecniche dell'attività motoria adattata, lavoro a Treviso presso la medicina dello sport e dell'esercizio fisico, e cercherò di affrontare il tema del recupero cardiovascolare e della multidisciplinarietà, nel senso della presa in carico del soggetto da parte di più attori, diciamo così. Allora, innanzitutto volevo fare una piccola premessa dividendo l'attività fisica dall'esercizio fisico, perché quando andiamo a parlare di attività fisica parliamo di qualsiasi movimento prodotto dai muscoli che richiede un dispendio calorico, mentre quando parliamo di esercizio parliamo di una sottocategoria dell'attività fisica, e l'esercizio ha dei parametri per cui ha un obiettivo. Quindi, se vogliamo parlare di attività fisica adattata, quel grande insieme delle attività per cui il soggetto può mantenere uno stato di salute o
prevenire, okay, delle patologie croniche, quindi un'attività che va fatta in fase comunque di stabilità clinica, all'interno mettiamo l'insieme dell'esercizio fisico adattato e strutturato. Quindi l'esercizio adattato e strutturato perché? Perché dobbiamo tenere conto sempre dell'acronimo FIT, ovvero se noi vogliamo raggiungere un obiettivo che in questo caso, diciamo, se parliamo comunque di colonna vertebrale o andiamo a parlare di recupero cardiovascolare, diciamo che nell'over 50, per cui questa sessione è dedicata, dobbiamo tener conto di più comorbidità, quindi spesso penso non vi arrivi solo la persona con la problematica articolare, la problematica dorsale, la problematica di schiena, ma vi arriva una persona che magari ha anche una patologia cronica a livello cardiovascolare. Quindi parlando di questo acronimo dobbiamo tener conto, se vogliamo strutturare l'esercizio, della frequenza, quante volte a settimana dovrà fare esercizio, dell'intensità che deve essere personalizzata e nel recupero cardiovascolare parliamo soprattutto di frequenza cardiaca di riserva, quindi dei range di frequenza cardiaca, del tempo, quindi minuti a settimana dedicati all'attività e della tipologia, quindi se ho una persona con una comorbidità davanti, che ripeto sia una problematica articolare sia la problematica cardiovascolare, devo tener conto di tutti gli esercizi, di tutto ciò che la persona ha bisogno per mantenere il suo stato che ha raggiunto, quindi la fase di stabilità clinica, e prevenire eventuali recidive. Quindi il percorso, dopo la parte riabilitativa, abbiamo il soggetto che ha una patologia cronica in fase di stabilità. Viene valutato dal medico, quindi eventuali valutazioni anche tramite prova da sforzo. Viene prescritto l'esercizio fisico, okay, dipende anche dallo specialista che lo ha in carico, e viene inviato in quello che noi in Regione Veneto abbiamo e sono le palestre della salute, che sono delle strutture in cui c'è il laureato magistrale che è formato per accogliere le persone che hanno patologie croniche in fase di stabilità. Allora, diciamo che il percorso che affronta una persona è quello dell'evento acuto, la fase riabilitativa, quando la patologia è cronica, quindi c'è la fase di stabilità, eventualmente c'è una rivalutazione e il percorso in un centro di prescrizione. Quindi io parlo soprattutto di centro di prescrizione, io sono inserita in un contesto sanitario, quindi è sotto un'azienda sanitaria. Quindi quando noi abbiamo la persona di cui ci dobbiamo, diciamo, prenderci cura, abbiamo in carico questa persona, la multidisciplinarietà che si sviluppa in quello che è il centro in cui lavoro, insomma, i vari attori sono il medico dello sport e il cardiologo, che quindi fanno la valutazione, decidono eventuali variazioni della terapia medica, valutano eventuali segni di instabilità clinica. C'è anche la psicologa, quindi la persona viene presa in carico anche dal punto di vista diciamo della variazione di stile di vita che dovrà affrontare, okay, per metabolizzarlo meglio. E nella palestra in cui sono inserita ci sono io come laureata magistrale e il personale infermieristico. Quindi in tutto questo, diciamo, fra tutti questi attori ci confrontiamo sempre quando la persona inizia il percorso d'esercizio, perché il medico che prescrive l'esercizio e fa la valutazione mi avvisa, mi dice la problematica della persona e qual è l'obiettivo rispetto all'esercizio fisico.